Benvenuti nella Biblioteca Orientalis. Siamo nella sede dell'editore Gangemi, in via Giulia, a Roma. Accanto a me c'è il professor Claudio D'Amato, che è professore emerito del Politecnico di Bari. Oggi presentiamo il suo ultimo libro, che si chiama La Scuola Italiana di Architettura 1919-2012. È un'opera poderosa, una raccolta di dati formidabile, ma dietro questo lavoro straordinario c'è un pensiero importante. Il libro fornisce un quadro complessivo delle scuole italiane di architettura, dalla loro nascita nel 1919 alla loro fine nel 2012, e pone almeno tre questioni importanti. La prima questione è questa: tu parli nel libro del sistema formativo fino agli anni 60 come di un sistema organico. Potresti spiegarti meglio? Sì, insistono nel libro in queste due date, 1919-2012, che in realtà indicano un periodo che si può scindere in due. Una prima parte che va dalla fondazione nel 1919 ad opera di Gustavo Giovannoni fino alla fine negli anni 60, e poi dal fine degli anni 60 al 2012, anno in cui il Parlamento approva la cosiddetta legge Gelmini, che abolisce le facoltà e le sostituisce con i dipartimenti. Questi due periodi nell'insegnamento nell'architettura sono molto importanti. Il primo, come hai chiesto tu, io l'ho definito organico perché la scuola fu pensata per formare dei giovani professionisti che dovevano guadagnarsi con il loro lavoro la vita. Il 1919 è anche l'anno di nascita della altra grande scuola europea, che è il Bauhaus. Anche il Bauhaus forniva giovani che entravano a fare subito la professione. Fino al 68 la scuola di architettura, quella che abbiamo frequentato noi, ha funzionato bene. Noi facevamo 37 esami, i professori erano tutti bravi professionisti, ma nel 1968 succede un rivolgimento per cui l'università, la scuola di elite, diventa una scuola di massa. Esercitare la professione viene introdotto l'esame di Stato. Quindi cambia la natura statutaria dell'università, anzi delle
facoltà di architettura. Da una scuola che forma architetti a una scuola che forma dottori in architettura, cioè degli intellettuali. Ciò ha una ricaduta enorme sulla scuola, perché i professori, nell'insegnare un mestiere, formano dei ricercatori e non hanno più la responsabilità di formare dei giovani professionisti. Questo è la chiave interpretativa di questo libro, il quale pone un'altra questione. Oggi la scuola, così com'è, è ancora in grado di formare degli architetti capaci? I professori sono ancora capaci di trasmettere il mestiere? Consideriamo che ormai la quasi totalità dei professori di progettazione, la generazione nata negli anni 50, non ha costruito nulla. Quindi si crea un paradosso di docenti che insegnano senza avere mai costruito. È come se un chirurgo volesse insegnare la chirurgia interna non avendo mai operato. Mi sembra che nel 2012 la legge Gelmini in realtà abbia in qualche modo sancito un processo in cui la scuola, come era stata pensata da Giovannoni e dagli altri, è stata scardinata. E questo naturalmente penso sia successo prima del 1968. Che ne pensi? Mentre nella scuola di Giovannoni si faceva didattica e la ricerca la facevano i professori negli istituti, dopo il 68 la didattica è un termine che scompare rispetto alla ricerca, che diventa la parola chiave per fare carriera. Ciò che interessa è scrivere libri, quindi non formare giovani, ma costruire carriere universitarie. Così evidentemente non può andare, perché le facoltà di architettura dovrebbero essere al servizio della società. Fin dal 1984, la direttiva comunitaria ha infatti individuato nel mestiere del medico e in quello dell'architetto gli unici mestieri che sono protetti perché al servizio del benessere. Il medico della salute dell'uomo e dell'architetto nell'ambiente costruito. Quindi, a differenza
di altre professioni che sono tecniche, c'è un codice di responsabilità individuale enorme. Il libro si chiude con una nota pessimistica sulla inadeguatezza della formazione attuale. La domanda di obbligo però è quali sono le prospettive per il futuro? Sì, io penso che la scuola italiana in generale e quella di architettura in particolare non sia riformabile perché oggi è preda di appetiti corporativi molto forti in cui ognuno difende il suo orto disciplinare. A me piacerebbe, ma non sarà facile, prendere un'iniziativa per una scuola libera, non statale, che rompa il monopolio dello Stato, possibilmente una scuola europea basata sul merito. Ma questo sarà un compito forse di una generazione successiva alla nostra. Grazie al professor D'Amato per il suo contributo.